Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a provare insieme un set che sto utilizzando in realtà parecchio, che uso più che altro come alternativa ad un altro set di cui poi porterò il video prima o poi. Sto parlando del set accompagnatore e artigli del lupo, un set veramente veramente molto buono. Se avete visto il video sugli artigli del lupo conoscete già l'arma e sapete che è veramente veramente molto molto forte, soprattutto con cercateste e telemetro. Per quanto riguarda l'accompagnatore non penso che io debba presentarvelo, però in caso ci fosse bisogno lo vedete in video, è veramente qualcosa di devastante. Il pompa esotico che ha un solo slug di precisione e quindi uccide solamente se colpiamo in testa. Quindi questo qua è il set e andiamo subito a vederlo in partita. Ok, di lupo abbandonato. Dovremmo vedere abbastanza bene il telemetro degli artigli del lupo in questa mappa, teoricamente, spero. E vorrei anche farvi vedere una cosa dell'accompagnatore che in realtà non tutti conoscono, ma che è veramente veramente qualcosa di allucinante. Fail. Sto parlando del perk figlio della strada, che è il secondo perk dell'accompagnatore, non quello esotico, che ci aumenta la gittata dell'arma appunto quando effettuiamo le uccisioni precise. Quindi teoricamente sempre, anche se vabbè, meno che non uccidiamo con un body corpo a corpo. Oh cazzo, non l'avevo mica visto questo. L'artiglio del lupo, ragazzi, è veramente molto versatile come arma, la potete usare da qualunque distanza, è anche per questo che mi piace molto. Tra l'altro, ragazzi, è veramente parecchio che non portiamo i video sui set, c'è stato un po' un periodo morto in questo momento, ma adesso stiamo cercando di ricominciare alla grande. E a proposito di set, vorrei parlarvi un attimo del set di cui vi ho accennato all'inizio video, ovvero, dicevo, quello che in realtà utilizzo maggiormente e di cui questo qua è il sostituto, ovvero dicevo il set cattiva condotta e Iklos SMG, che è un set veramente veramente molto buono di cui a breve vedrete anche il video. Comunque andiamo a parlare di questo. Vorrei, come ho già detto, farvi vedere il perk figlio della strada attivo, quindi cercare di uccidere qualcuno con l'accompagnatore in testa. Il set diciamo che pecca solamente dalle cortissime distanze, perché l'accompagnatore, essendo che deve prendere in testa per uccidere, non è il pompa migliore da utilizzare dalle cortissime distanze. Vabbè, però questi giocano anche tutti appiccicati, non lo so io. Dicevo, non è il miglior pompa da utilizzare dalle cortissime distanze, però diciamo che riesce veramente a dare una buona prestazione dalle distanze medio-corte. Ok, dai, un altro, voglio farvi vedere. No, questo mi ha preso in pieno. Volevo farvi vedere figlio della strada, ragazzi, non penso. Boh, è difficile da attivare, perché comunque serve di fare una kill precisa e serve un altro tipo vicino. Però ragazzi, l'artiglio del lupo scioglie veramente, cioè è un'arma che mi fa impazzire. C'è uno sinistro, uno destro, uno sinistro, uno destro. Ok, l'hai fatta a ucciderlo, grande. Comunque l'accompagnatore bene o male sono riuscito a farvelo vedere. L'artiglio del lupo penso che lo utilizzerò un attimino di più la prossima partita, che mi sono incitato appunto più sull'accompagnatore. Oddio, quanta gente. Diciamo che principalmente questo set lo utilizzo se devo puntare un po' più sulle lunghe distanze, quindi in mappe più larghe. Oh, ma questo era nemico. Vabbè, penso fosse amico, ciao. Dicevo, lo utilizzo in mappe un attimino più larghe perché la cattiva condotta non ha proprio una gittata molto molto alta, quindi mi serve un degno sostituto. Ah, scimmia. No, gliel'avevo lanciato il martello però. Alla fine, ragazzi, per quanto riguarda l'accompagnatore, molti dicono che, cioè in realtà è un pensiero che ho avuto anch'io, che all'inizio non capivo quale fosse l'utilità di un'arma esotica che rispetto a un pompa è molto più difficile da usare. L'utilità sta nel fatto che se avete quel minimo di skill, perché veramente un aim assist assurdo, quindi riuscire ad utilizzarlo non è difficile. Se avete, dicevo, quel minimo di skill per riuscire ad utilizzarlo, avete un grandissimo bonus di gittata contro un pompa normale, fa veramente molto comodo. Certo, come ho già detto, è vero che è molto più difficile da usare rispetto a un pompa normale, perché comunque bisogna prendere in testa. Però alla fine avete visto anche questa kill,
Ok, abbiamo vinto. Bella. Ok, abbiamo vinto. All'inizio ho giocato un attimino male, ma poi mi sono decisamente, ho decisamente recuperato. Adesso andiamo a vedere quanto ho fatto. 30 kill e 2-31, buona partita. L'accompagnatore, ragazzi, non c'è niente da dire, è veramente devastante. Adesso andiamo subito a vedere la seconda partita. Cercherò di utilizzare un attimino più l'artiglio del lupo per farvi vedere un attimino più questo bonus di gittata. E voglio un attimo aprire questa taglia, perché mi dà l'ultima fase del gladio, che vedrete a breve. Quindi 5 ripristini, teoricamente ne ho fatti 3 io, se non sbaglio. Ok, no, ne ho fatti 2. Devo farne altri 3. Spero che con questa settimana riesco a farne 2, in modo tale che per la settimana prossima, bene o male, vedrete il video sul gladio. Ok, paradiso larvale. Vediamo un attimo, come ho già detto, di giocare più di artigli del lupo, perché l'accompagnatore, bene o male, si è riuscito a vederlo nella scorsa partita. Decisamente più di artigli del lupo. Vedete che anche dalle corte distanze, vabbè, questo era un po' era hipfire, però aiuto, fuggi. Dicevo, però si riesce comunque ad utilizzare l'artiglio del lupo. E il fatto che abbia cercato teste, come ho detto nel video, dedicato, è un'arma che ha un rinculo abbastanza elevato, quindi con telemetro la gittata viene aumentata, però appunto la stabilità non sarebbe, diciamo, abbastanza alta per far sì che anche da distanze maggiori riusciamo ad uccidere. Con cercateste però i danni che facciamo vengono aumentati, quindi considerando che molti danni li facciamo al corpo, poi recuperiamo nettamente, come avete visto, cioè l'ho sciolto, questo c'è ancora mezza vita. Tra l'altro, ragazzi, ci tengo a precisare che distingo molto l'accompagnatore da un pompa normale, perché come ho già detto serve più skill di un pompa normale per utilizzarlo. Anche se non è tantissima, alla fine la funzione è la stessa, ma serve nettamente più skill. Tra l'altro, ragazzi, a breve, spero, dovrei arrivare al 600 e quindi iniziare a infondere le armature che mi interessano. Questo il flinch non sa cosa sia. Iniziare a infondere le armature che mi interessano, anche da livello estetico e utilità. E quindi, appunto, mi piacerebbe magari una serie in cui andiamo a vedere le armature migliori dal livello estetico e dal livello di utilità. Se riesco a ricordarmi, metto anche il sondaggino. Dai, figli della strada. No, questo è troppo. Dove che è successo? Esci. Ok, penso di sta facendovi vedere un attimino di più l'artiglio del lupo e il suo devasto. Oh, mi sono salvato. No, sta troppo lontano. No, i colpi. Aiuto. Please don't more. Aha, adesso. Scemo. No. Ma sono ovunque. No, non ricaricare. Cosa fai, terrorista? Sono morto. Vabbè, cioè, come non ero morto in questa cosa non si sa, eh. Tra l'altro, ragazzi, visto che abbiamo quasi perso, ci tengo a ringraziare tutti i membri che si sono uniti nel clan, che veramente sono tantissimi. Non ci saremmo mai aspettati di fare addirittura 22 membri in una giornata. Quindi grazie veramente a tutti quanti, perché ci fa veramente molto 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 piacere. E ovviamente siamo aperti a nuovi membri, non è che avendone 22 basta, siamo troppi, ciao. Più siamo meglio è. Va bene, abbiamo perso, penso di aver giocato anche leggermente peggio rispetto a prima, però comunque, ragazzi, il set veramente è qualcosa che mi fa impazzire, è bellissimo. L'accompagnatore all'inizio magari può essere un po' fastidioso, ma prendendoci la mano poi spacca. Sì, ho giocato peggio di prima, 24 kill 2-18, però comunque non bruttissima come partita. E niente, il set, come ho già detto, ragazzi, è fantastico. Gli artigli del lupo, soprattutto con questi due perk,
dalle lunghe distanze fa veramente il devasto, mentre l'accompagnatore, appunto, come vi ho detto all'inizio, potrebbe essere un attimino fastidioso, ma non appena ci prendete la mano fa veramente, ma veramente molto male. Quindi ragazzi, io direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche del bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce è mia.